città sommersa, metropoli, sale, acqua, coralli, blu. Ma qualcosa di sommerso, quindi mistero. C'è anche una puntata di Phineas e Ferb. Dove? Ad Atlantide? No, su Disney Channel. E che c'entra? C'entra, è su Atlantide, è bellissima. Atlantide mi sa di cartina geografica. Quello è l'Atlante. Ah già, allora sottomarini, onde. Nettuno, ufa, la profondità, la sabbia. Tesori sommersi, mondi sprofondati, tempeste. Ci sono le sirene, c'è Ariel. No, quella è la sirenetta. No, quella è Shakespeare. Chi Shakespeare? È quella della Danimarca, c'è anche la statua a Copenaghen. No, vabbè. Ariel, la tempesta. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Ma perché te l'ha detta? No, è lì sul gobbo. Ecco che c'entra. Atlantide col teatro. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Bello, no, amo. Infatti sogno sempre, nei sogni sono sempre più coraggioso. A teatro vengono fuori i lati di noi e degli altri che in realtà non emergono. Ecco perché all'inizio non mi piaceva tanto l'idea, poi invece quasi quasi. Ora se devo parlare davanti a 10 persone, interessa niente. Sì, questo progetto che varie realtà del territorio che lavorano in ambito teatrale si unissero lavorassero insieme anche con per esempio la collaborazione importantissima delle scuole e degli insegnanti per trovare dei gruppi di ragazzi che potessero in qualche modo beneficiare dell'esperienza teatrale per risolvere invece dei conflitti che hanno più a che fare con appunto la vita sociale, di gruppo, la relazione con se stessi e con gli altri. Quindi è il teatro che torna alla sua proprio funzione educativa primaria, quindi il teatro sociale, che in realtà il teatro è sempre sociale, in questo caso è proprio anche l'obiettivo specifico del progetto. Niente, mi piace anche perché è una cosa nuova, mi è sempre incuriosito, anche perché prima dicevo che volevo fare l'attrice, ma in realtà adesso ho capito che non è proprio facile, quindi un po' i piani sono cambiati. E mi piace perché è diverso, in realtà non mi aspettavo che era così, nel senso io non sapevo niente, era per questo anche mi incuriosiva, nel senso non sono venuta qui solo perché ci venivano i miei amici, ma anche per me stessa, e iniziare a scoprire anche le mie passioni, e qui si possono dare sfogo alle mie idee. Non siamo di nuovo, cioè nel senso paragone con la scuola, nel senso che a scuola devi stare al tuo posto, cioè non puoi dire qualcosa che va al di fuori dell'argomento, mentre qui quando si inizia a parlare di qualcosa possiamo collegare anche altre cose, quindi viene fuori di tutto, mentre a scuola siamo lì, dobbiamo parlare di quella materia, certo possiamo anche collegare le altre materie, ma siamo lì. Questo progetto si tratta di, credo, in un modo insomma, per stare insieme e più generico, non proprio in un teatro, ma facendo anche dei piccoli esperimenti, delle piccole prove per poi preparare uno spettacolo entro fine anno. Sì, allora l'anno scorso c'è stata una prima fase in cui erano proprio restii anche all'idea soltanto che si parlasse di fare del teatro. Ci ha aiutato molto, nel senso prima si era tanto timidi, anche nella relazione non è che si parlava parecchio, ecco. Boh.
e anche questa che è anche una sfida abbastanza impegnativa anche dal punto di vista teatrale, la stanno prendendo come un gioco divertente. Io rappresento appunto la Mirandolina, che è la protagonista. Ho una parte in cui, diciamo, sono un po' presuntuosa, un po' vanitosa e a volte lo so davvero, proprio anche nella vita reale. Settimana dopo settimana sono emersi degli aspetti dei miei ragazzi che non credevo che avessero, a volte in positivo, a volte anche in negativo, che però mi stanno aiutando a capirli meglio. Considerando che io avrò ancora questa classe l'anno prossimo, è un'esperienza che penso mi possa aiutare nel rapporto con loro. Diciamo, la cosa che ci ha aiutato di più in questo progetto è stata proprio l'unione per quanto riguarda noi. In questo progetto stiamo lavorando con un gruppo di adulti. E è un gruppo eterogeneo che frequenta la scuola, il centro di istruzione per adulti qui a Poggibonsi. Mi chiamo Precious, sono nigeriana. Sono qui da 2 anni. Lavoro come socio civile nazionale a Misericordia. Primo, mi chiamo Mohamed Abdallah Sanogo. Ho detto mi chiamo Mohamed Abdallah Sanogo, vengo da Costa d'Avorio e sono disoccupato. Questa è la prima volta che sto facendo, mi piace perché è una nuova esperienza per me. Sì, mi piace perché quando ero bambino mi piacerebbe essere attore. Sì, è vero, attore, ma non ho avuto la possibilità di fare. È vero, mi fa anche parlare bene in italiano, capire bene tante cose. Cominciano a fare dei gesti o a dire delle parole che sono frutto di esercizi basilari di teatro e di quello che è venuto fuori dagli approfondimenti e dalle emozioni che hanno lavorato i ragazzi. Ho scelto questa foto perché ho visto come una attesa, camminare sul deserto, non vedere cose dietro, non vedere cosa è davanti a te. Per cui c'è un pathos veramente alto, perché raccontano di sé e quindi questa attesa è fatica, è dolore, e il dolore quando è sotto può diventare un'immensa malinconia, ma anche una rabbia incredibile. Ero un prigioniero giapponese, si lava sulla nave americana. E non è normale di trattare una persona così, una persona nuda, si lava davanti a tanta gente. Non è normale. Lavorare sulla coppia, sull'amicizia, che ci sembra una cosa molto importante fra questi ragazzi. Quindi coetanei, amici che condividono delle passioni, la base da cui partire anche nel teatro. E anche forse le migliori storie hanno sempre un'amicizia, a volte conflittuale. Quindi Don Chisciotte e Sancho Panza si trovano a vedere la vita in due modi diversi. Per chi vuole fingere, chi vuole essere la stessa persona, non c'è un'età per dire, cioè per dimostrarsi davanti a un pubblico di quello che fa, quello che non fa. E poi faremo un po' di improvvisazione, imporre una cosa che non funziona, ecco, con questi ragazzi. E l'altra cosa importante è cercare la storia. Ora abbiamo messo teatro magari con Sancho Panza anche per integrarlo un po' di più, ma alla fine non c'entra niente con la scuola. Poi per avere un pochino di sfogo durante le ore scolastiche.
invece di stare sempre lì tutto. Ma perché Marco tu non fai il giornale? Vabbè, perché noi non facciamo niente. Però tu dovresti stare lì a fare tutto, cioè a leggere sempre, a studiare, c'è anche sul banco, sì, è vero. E queste sono un pochino di ore di sfogo. È solo che loro hanno acchiappato la classe che lo stesso non fa niente, però lo stesso. Tanti di noi, io compreso, cioè abbiamo superato la vergogna comunque di parlare, esprimersi e fare le scene davanti ad altra gente, insomma, alla gente, al pubblico, ai compagni e tutti. Quindi vediamo che cosa succede, a volte assecondare le idee, non forzarle e trovare la naturalezza può essere la buona strada per entrare in comunicazione. Stiamo intraprendendo un corso di teatro con Laura Fatini e dei migranti. Sapevo che era un progetto di teatro sociale e quindi pensare di utilizzare il teatro come mezzo per magari risolvere alcune questioni legate anche all'educazione, legate anche all'integrazione. Il laboratorio teatrale ha, secondo me, aiutato a risolverli anche con l'aiuto tuo, ma soprattutto anche con l'aiuto dei ragazzi migranti. Ci siamo accorti che comunque i problemi sono altri e maggiori come quelli che hanno loro e che hanno passato. E quei problemi creati da noi sono sicuramente sciocchezze che in confronto ai loro non hanno niente. Abbiamo giocato, ho chiesto se qualcuno dei migranti sapeva fare qualcosa che voleva insegnare e ad esempio Abdu, che è un richiedente asilo che lavora quest'anno anche con noi, sa insegnare Taekwondo e ha fatto una lezione di Taekwondo con loro. Si sta intraprendendo un rapporto anche con i migranti, che sono colori diversi però sono uguali, quindi si sta imparando molte cose e è molto bello. Ho imparato che bisogna essere tutti uniti, perché loro, non so come dirlo, ma ci danno un senso di unicità. Avvicinarsi a loro, alla loro storia e a renderci anche amici, perché questa cosa va anche al di fuori della scuola e del teatro. Magari uno quando li incontra fuori, prima non li salutava e ci stava poco volentieri. Adesso, dopo il teatro, tutto è cambiato. Li saluti, ci giochi insieme. Tipo d'estate ci incontravamo al campo di calcio qui a Cetona e giocavamo insieme. Magari l'anno prima non l'avremmo fatto. Come si fa a far venire fuori uno spettacolo da uno spazio sostanzialmente non teatrale, da uno spazio neutro, senza gli elementi tipici dell'allestimento teatrale? Si usa quello che c'è. Si è fatto le improvvisazioni, dove mi è piaciuta quella dove si doveva spiare, diciamo, dal buco della serratura. E alla fine questo piccolo repertorio di situazioni di relazione con la porta diventerà un piccolo saggio, una dimostrazione di lavoro che potrà essere fatta, questa è l'idea geniale, in qualsiasi luogo dove ci sono delle porte. E quindi non avremo bisogno di scenografie, di spazio, avremo bisogno di porte, almeno una porta. Quando fai un'improvvisazione ci metti tutto te stesso per farla come vuole la persona, diciamo. E questo mi fa divertire tanto. Allora, quest'anno ci sono 23 bambini che stanno lavorando allo spettacolo, raccontiamo la battaglia di Montichiello. Allora, oggi stavamo provando le parti. Io faccio una staffetta che si chiama Libellula. No, io sono un uomo. Io sono un uomo. Sono un partigiano, mi chiamo Sole. Io nello spettacolo sono Fulmine, insomma Mario Mencattelli. Si gioca col corpo, si gioca con le emozioni e si riesce poi ad arrivare al punto anche in maniera inaspettata e senza troppi ragionamenti, ecco, come stiamo facendo adesso.
I bambini fanno merenda tutti insieme, ma per noi il momento della convivialità è sempre stato importante. Alla fine crea socialità anche quello, al di fuori, anche si crea un gruppo anche al di fuori dall'ambiente di lavoro, del laboratorio, diciamo. Allora andiamo su al granaio, dove ognuno ogni giorno, cioè tutte quante le domeniche, quando facciamo teatro, porta o un dolce oppure anche a volte cose salate tipo pizza o ciaccia, e mangiamo tutti quanti insieme nei tavoli che ci sono. Del teatro mi piace tutto, diciamo, perché nel teatro puoi essere un personaggio, cioè puoi essere un personaggio, cioè non sei costretto a fare per forza questo, perché comunque è, come si dice, è la tua vita, però dentro un'altra persona più o meno. Interpreti, cioè praticamente è come se vivessi in un altro corpo, con un'altra vita. E questo mi piace. Io ho avuto la fortuna di vivere negli anni 80 a Parigi e di studiare lì. Maria Claudia è la mia vita, perché comunque è una donna che ha aiutato tutti noi tantissimo. Cioè, perché infatti io magari tipo appena ho iniziato ero stratimido, non ce la facevo tanto a parlare e a relazionarmi per bene, e invece ora sono straspigliato, parlo, vai, via, via, tutti i colori, insomma. Poi su questo io punto molto anche su un tipo di disciplina proprio, che viene anche dall'emozione, non viene soltanto dall'imposizione della disciplina, ma viene anche dalla provocare delle emozioni nei ragazzi, e dunque provocare questa emozione mi aiuta a poter pretendere da loro un tipo di attenzione. Io dico sempre, per me siete tutti attori, no? Cioè, dunque io pretendo da voi quello che pretenderei da un attore sotto contratto. Per questa ora e mezzo siete sotto contratto con Corrompu, e dunque dovete lavorare come foste attori. Se avete 13 anni o 30, per me è lo stesso. Alla fine è una brava ragazza, cioè, raga. Cioè, nel senso, non è un militare, perché comunque le cose te le spiega per bene. Poi magari se gli dà fastidio qualcosa te lo dice subito, ma te lo fa capire. Però insomma, no, secondo me è tranquilla, insomma. Con il teatro riesco a essere molto più aperta, e poi mi aiuta anche a scoprire nuove parole. Dato che io ero una persona timida, non trovavo il modo di parlare con gli altri e relazionarmi. Però grazie al teatro ho iniziato a esprimermi e a parlare davanti alla gente. E al teatro praticamente noi ci isoliamo, andiamo in un'altra realtà del mondo, dove siamo solo noi e possiamo fare qualsiasi cosa, perché comunque non c'è nessuno dietro che ti sta a commentare oppure ti mette un voto per la tua esibizione. Mamma, perdona sto figlio sbagliato, o destino che mai si signora, mamma. Ma noi non tenevamo niente, facevamo vite paziente, mamma.